compagnia di coach Giubertoni a commentare questa sconfitta casalinga pesante, non solo nel punteggio ma principalmente nel gioco espresso dalla squadra. Era una partita sulla carta, non dico abbordabile, ma di quelle che dovremmo giocare al meglio, non, così non è stato. No, è una di quelle partite che sei obbligato a vincere. Non è che devi giocare al meglio, ma puoi giocare anche male, ma la devi vincere. Non ci sono vie di mezzo, purtroppo, quando fai questo tipo di partite con il campionato che stiamo facendo noi. Purtroppo l'abbiamo affrontata, non lo so, in maniera probabilmente sbagliata di testa. A pensare che a Faenza tre giorni fa la prima cosa detta a fine partita nello spogliatoio è stata appunto: ok, abbiamo vinto, festeggiamo, da domani mattina pensiamo a Iseo perché non sarà per niente una passeggiata. Invece mi sembra che l'abbiamo affrontata con veramente un po' troppa sufficienza. E questo sta a dimostrare che in questo campionato si può vincere, si può perdere con tutti, però devi affrontare tutte le partite allo stesso modo, con la testa giusta. Sicuramente sconfitta pesante, avevamo recuperato i due punti della sconfitta con Desio, li abbiamo persi, direi, ancora peggio oggi, perdendo in casa con Iseo, che tra l'altro ha meritato sicuramente la vittoria. Infatti il mio commento non era rivolto al fatto che Iseo avesse meritato meno la vittoria, ma probabilmente l'approccio nostro, il primo quarto sta a indicarlo. 29 punti subiti in casa, penso che siano la dimostrazione tangibile di quanto abbiamo detto. Adesso si è finito il girone d'andata, quindi un primo assunto del girone d'andata, di come avevi già fatto degli accenni, e la previsione, visto che settimana prossima ricominciamo a giocare in casa. Una partita che sulla carta io personalmente la ritengo proibitiva come Lecco. Tuo giudizio? No, io non la ritengo proibitiva perché non ritengo nessuna partita di questo campionato proibitiva. Io per mentalità mia ogni volta che vado a giocare, anche quando giocavo, andavo per vincere. Poi gli altri sono più forti, come stasera, giocano meglio, si meritano la vittoria. Però sicuramente non passeremo una bella settimana. Potevamo tracciare un bilancio positivo alla fine del girone d'andata, avendo fatto l'ultimo periodo bene. Purtroppo ci siamo caricati la pistola e sparati nella tempia da soli. Però è lo stesso, si va avanti. Visto che siamo a metà, dobbiamo essere adesso pronti e bravi subito a reagire immediatamente. Se arriva Lecco, ben venga Lecco, ma potrebbe venire chiunque, che noi dobbiamo cercare di giocare per vincere. Probabilmente dobbiamo lavorare ancora di più, dobbiamo continuare a lavorare e non accontentarci mai. Non siamo la squadra che si può accontentare, mai.